Così, così. Mamma mia, sta gente. Molto intelligente. Dai, parliamo dei nostri PG di Dungeon and Dungeon oggi. Dai, Dai, volentieri. Perché? no, non fatelo quando ci sono anche io. Sei triste che non puoi? Ma Sì. io ti ho detto che puoi. Creagli un Ma no, NPC, se poi non ci gatto. sono. Gatto, ci sono anche i gatti in Un po' Pathfinder. molto Ma io te l'ho intelligente. detto cosa volevo fare. Io volevo fare il paleontologo che è Basta stato questo morso da un paleontologo, dinosauro. mandalo Basta in questo culo. paleontologo. Se non avete fantasia, Allora, siete volendo ci degli sarebbe. stupidi. Allora, aspetta, volendo ci sarebbe Manu. Saremmo in 7 però al pelo, quindi fa cacare comunque. Ma Ma se 7 no, al pelo fa vabbè. cacare, fa Sta cacare. no, però. Più o meno. Comunque, buonasera, Ciao, ciao a ragazzi. tutti, amici Buonasera. della live. Fa cagare Manu, dicevo io, Domani mica. sì, Che ovvio, mica. Che non rappresenta Napoli, hai volevo detto? ricordare. Esatto. Io rappresento il Napoli, ti. Marco, io sto zitto, ma bisogna Cosa vuol salvaguardare i dire il nostri tuo cazzi. amico Temark appena iniziato a Ma è guardare Hey Guys? oldissimo, ma è oldissima sta cosa. È almeno 2 mesi. Ma io non la so, È oldissimo, almeno veramente 2 mesi che c'è sta veramente cosa. Qui è un tanto old, Moro. deficiente. Ma se non me Veramente l'ha mai detto mai tanto. nessuno, puoi essere old quando ti Ma pare. non te ne sei accorto che te lo dice ogni volta? Deficiente. Comunque, tre viewer e Deficiente. Non lo subscribed. Ci abbiamo i dire nomi dei viewer? No, non ci abbiamo i io. nomi. Guarda, Mi li spiace. cerco io. No, non ci Perché sono, già devo guardato. aprire ancora tutte le robe io. Comunque, non me l'avete ancora detto, eh? No, non ci sono. Non ti devo dire Niente, niente. Io sostanzialmente, un se c'hai tra cazzo, gli devo amici dire. la gente che sta guardando una Ti certa dice cosa live. fa. Esatto. No, Ma te ti lo dice dice che sta anche. guardando. Cosa, come cosa E fa? ma Ti Mark dice non cosa sta sta guardando guardando Hey su Twitch. Guys. Cos'è? Ma no, Mark, ma stai quelli Hey guardando Guys non l'ho Hey Guys? mai capito cos'è, che sia un emoticon che non viene Vedi. visualizzato. E Allora. Ma Orochi non può, c'è un Manu. punto Ma piccolissimo io non lì ce a l'ho Hey destra. Guys comunque. Invece, Aggiornato Sunset invece. Ranger e sarete felici di sapere che è uguale a prima. E beh, un No, mega, cosa cosa vuoi che viene? faccia? Chissà perché non avevo Ma dubbi. ragazzi, Beh, un mega è più solo a me del la gioco, eh? chat si è schiacciata. No, sì. No, Sì, solo a te. è normale. Che senso si è schiacciato? Il È mio più Pokémon stretta. No. preferito senza leggendari è Ninetales Formalola. Molto, Non molto, so molto, perché. molto femminile la tua Forse mi scelta. Per sbaglio. Frega niente, è troppo bello. Ve lo dirò essere quando giocherò. vero. Io oggi sto meglio perché ho meno sonno, quindi sto meglio. Anche se Io? Come? Executor Tua Formalola ha il suo mamma è una perché puttana. Ma comunque. questo qui è un altro giocatore, mi ammazza. Ma porca troia. Capito, se gli ho detto che c'è la mamma puttana. Ma se non sei in tutto il server, questo mi uccide. Ma scusa. Buonasera, Il gioco è buonasera. quello, Poche logicamente. reate. Buonasera, buonasera. 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 Gioco di merda. Ciao Buonasera a Alex. tutti. Ma Matteo non c'è, Manu. È Perché c'è da dirlo, Oroti è stronzo. vero. Non facciamo TTT per colpa sua. Allora, io non Sei di penserei che Orochi sia uno corvo. stronzo. Però, guarda, potrei Vedi? pensarlo. Posso sempre imparare. Ma porca puttana, Chiesa, si sparti traffico di merda. sei buono? Mi sono No, distratto rispondo io. un Ciao attimo. Laikeia. Ciao Ciao Lekeia. Trofex. Ciao a tutti. Sta Ciao Ilias. Tutti. Sera guidando Torig. gli Ezzar, Tutti, infatti tutti. guarda che si schianta sui Ibu. guardrail. Ma Guarda ragazzi. che coglione, proprio che ha Ragazzi, preso il se non piedista. vedete in alta qualità sono praticamente sempre Cazzi io o miei. al massimo Moro, ma raramente. Ma anch'io, Eliezer, non E dire, non anche tu dire. raramente. Se no Eh sono sì. sempre io. Se vedete in alta qualità è Esprit. Per Anche perché ora. io ho detto Ringraziare oggi. Trofex Oggi ho che detto mi ha Eliezord, visto che regalato Final facciamo. Fantasy. Non facciamo TTT. Sì. Applauso, Rolfix. Non c'è Grazie, Rolfix. Rolfix, ma non No, c'è. Rolfix, non c'è. Non Non c'è Rolfix, ho detto penso. Profex. Non l'ho ancora Kyle. letto. Ha detto Profix? Ha Ciao detto Profex. Franci. Ha detto Comunque, Profezia, non oggi a Eliezer Franci mi ha ha detto regalato. Cosa ho detto Eliezord. di sbagliato? Visto che non Cosa ho facciamo detto TTT, io? vuoi Non lo so, che cosa hai detto fa tu? Cosa ho cosa detto? detto? No. No, hai detto, tu Non lo parli so, con io ho Matteo. sentito Profex. No, forse ho sbagliato, volevo dire Rolfix, che c'è Comunque, non Profex c'è lì che mi Rolfix. Un sta nelle applauso a Rolfix. balle e. Guardalo che lì spunta, poi c'ha la X alla fine, mi dà fastidio alla mente. Alla Vabbè, fede. se non c'è Rolfix, glielo dico. In realtà gliel'ho già detto di Sì, privato, quindi. anche io gliel'ho già detto in privato, ma comunque. Il video di oggi era Comunque. fantastico perché non c'ero io. Questo era il Esatto. Guarda punto. che continua a sbattere contro il Volevamo guardrail. detto che era un Eliezer. bel video di Eh? guardarlo.
Chi non l'ha visto, vada a vederlo subito. Va bene. Chi l'ha visto? Ora non vorrei dire, ma mi spiegate perché tutti quelli che tra di noi giocano Euro Truck sono quelli che non sanno giocare, cioè non sanno guidare. Ma io so guidare, non ho la patente, anche, devo anche rinnovarla entro due settimane. Perché mi rispondimi a questo, Rinotto, rispondi a questo. Ah, perché io ho detto a Liezar, Liezar, se vuoi, streamo io. Ma perché tu fai... cos'è che fai? Non lo sa neanche, vedi? Non lo sa. Faccio Rayman. Quanti sabacco è il tuo camion? Escape Sierra Leone era l'altro gioco, eh? Wow! Ma con cavallo, wow. Sì, non la giraffa sabacco. Giochi con Karim che stanno guardando. Il tuo amico Corn Factory ha appena iniziato a guardare, bravo Corn. Vuol dire quanti sabacco è il tuo camion? Che eri già in Ma è, credo che ti da quanti cavalli è, ma sabacco è una giraffa, non è non un cavallo. È un cavallo, è una giraffa. Ma sono simpatici, e come quella volta lì del monitor. Mi sono dimenticato come ti si siede. Piace, quindi hai capito la citazione? Come è finita? Sì, mi ricordo. Però adesso mi dici sedia. Era una poltrona. Era una commedia? Sì, è finita la commedia, era finita. Ah, era già finita, quindi l'hai rotta, giustamente. È finito il tempo di parlare, la mia generazione non ha futuro. Ah, va, che è quello che ci segue dal 118. Forse? C'è uno che ci segue da mentre è sull'ambulanza a aspettare che lo chiami. Mentre dovrebbe salvare la vita delle persone. Invece, ma infatti invece, quando lo chiamano dice no, col cazzo. Io no, sto guardando la live, c'è Liezar che si schianta, esatto. Non posso Infatti deve soccorrere me, deve soccorrere. Partire a recuperare Liezar. Grazie, Franci. Abbiamo fatto solo ed esclusivamente per fare il like, Franci. Esatto, assolutamente. Altrimenti lo facevamo io e Liezar e basta. No, in realtà comunque era un'idea che ci è venuta da mesi. Proprio un... Sì, ce l'avevamo da tanto, l'idea. Tanto. C'è stata la risposta di Salvador. Sì. Mi ha scritto in privato, abbiamo chiarito tutto a posto. Beh, io smetto di usare il binocolo, tu stai più attento, niente, abbiamo risolto. Figurati se Sabacco dice che smette di usare il binocolo, figurati, non ci credo mai. Il fatto che io sia arrivato a quella cosa lì non significa che sia giustificata la puttanata che hai scritto, te lo dico. Non è che se io sono intelligente allora si Beh, Finch, vedendo, non ne sei a un anno visto che hai quello argento. Però ieri, aspetta, anzi, vado a rivedere. Sì, ieri era venuto fuori un anno. Effettivamente sei argento, sei. Mi ricordo, sì, che era venuto fuori un anno. Fincio. Sei un hacker, Finch? Sei un mago hacker. Non mago c'è più hacker. La tua. Un hacker mago. Ma in realtà è ragazzo. Un buon... Ah, eccola. Per 12 mesi, invece. Mi sto distraendo troppo, sto continuando ad andare a sbattere. Perché c'era Gabriel che da me ha fatto il goldone, perché era un anno, ma gli era dato... A parte che da me è brutto dire il goldone, io te lo dico. Anche da me, ma a me piace dire goldone, quindi vaffanculo. Ma è vero, guarda che si schianta, continua. Effettivamente a Iliot lo dà ancora Viola, ma in realtà è quasi un anno Iliot, mi pare. Sì. Ma strano. Comunque, gli diciamo che abbiamo avuto, l'ho rubata a mia mamma la TV. Sto aggiornando le cose adesso. Mi controlli il peli, vedo se c'è la più lunga del mio. No, dottore. Bene. Gliel'ho rubato la TV. Grazie mille. Te la puoi tenere? No, poi gliela ridò appena ho finito di fare. Ma poi, Mark, lo sgabello, come è andato a finire? E lo sgabello è qua, finalmente. Ma l'hai pulito? L'ho pulito, l'ho pulito. Ah, dopo domani è un anno. Però strano, non hai ancora l'argento. Ciao Marco, sto giocando Final Fantasy, Marco. Ma quella non dipende da noi. Comunque. Ah, Marco è arrivato anche a me, grazie mille. Comunque, diciamo alla chat l'idea che abbiamo avuto, ma non è detto che si faccia, quindi non è detto che si è un'ipotesi. Io ho creato il mio personaggio di Pathfinder intanto. Io no, e sono molto triste di questo. Abbiamo fatto i nostri background, i nostri codi. Esatto, perché sono riuscito a convincerli a giocare a Pathfinder. Ma come 26 ore di viaggio? Ma quanto cazzo? Io ero il primo che io la prima volta. Io la prima volta che gioco non so niente, mi dovrà guidare come i dementi ai notti. Sì, ma assolutamente sarà, sì. Beh, in realtà il gioco è più facilitato, in realtà. Dai. Cosa? Devi stare tranquillo, Marco. Cosa in realtà il gioco è comunque abbastanza guidato, nel senso... Beh, più o meno, spostato, io mi metto qui in mezzo. Tanto arrivo Six e mi salva la situazione. Io. Ma cosa fai tu? Cos'è che c'hai? Salvo la situazione. Who you gonna call? Chi è il personaggio? Quick save. Pathfinder praticamente Dungeons and Dragons. And Dragons, esatto. Quello di Esprit, not. Cosa? Il personaggio quello con l'elmo, lo spadino e lo scudo. È un'ipotesi da fare in live, è un'ipotesi. Sarà Esprit se manca. Esprit.
Eravamo in tre, se ce n'è un e altro sono due. lo diciamo subito, saranno live. Qua sta il motore, cosa? Vabbè, saranno Saranno. live pomeridiane, non serali. Ci saranno live Esatto. extra Live comunque. extra, Esatto. esatto. Live action. No, Marv, sto aggiornando ancora. Sì, cioè, Pathfinder l'ho aggiornato in questo momento. Un'espansione di D&D. Praticamente. Sì, praticamente sì, hanno modificato qualcosina di D&D. Però tecnicamente è un altro gioco, ma non... Sì. No, in verità no. E comunque se ne parlerà tra un pochino, non sarà una sì, cosa se ne, troppo se ne riparlerà sicuramente tra un po'. Con l'anno nuovo. E sarà, cioè, metto subito io le mani avanti. Uno... Oh, fin lì le ha messe. Esatto, mettiamo un po' di mani avanti. Uno, loro è la prima volta che giocano. Quindi sarà abbastanza basilare come roba. Due, questa sarà la seconda campagna che faccio come master, quindi farò un casino di errori. Tra l'altro la campagna sarà inventata da moi, quindi sarà ancora più piena di errori. Va bene. Tre, se mai arriverà in live una cosa del genere, sì. Non leggeremo la chat. Esatto. Esatto. Perché è abbastanza... se no un macello. Esatto, sarebbe un po' un macello. Quindi... Se semplicemente noi lo facciamo e... Esatto. E voi state... live Dandy c'è un sito. Dandy basta fare il sito. Ma in realtà con basta anche il sito random. Sì. Esatto. Sì, c'è anche il sito random, ma useremo, penso, Roll20. E Gatto non ve lo dice cosa fa nella sua perché gliel'abbiamo bocciata la prima perché non si può fare, quindi dovrà trovarsi un'altra storia. Una settimana che cerco di registrare sta merda di belle cosine, l'ho detto, copyright, trademark. Dai. Ci saremo noi nella live del Gatto. Di merda, per forza, fanno una live al posto mio. Esatto. Mamma mia, bello, Gabriel, mi mancava il tuo ciao raga tutto rego. Comunque. Ciao Gabriel. Era un po' che non lo dicevo. Ciao Gabriel. Quando tutta sta cosa è dove? Allora sarà il live nel nostro canale. Probabilmente all'inizio dell'anno prossimo. Sì, probabilmente. Considerando anche in mezzo c'è il Natale, quindi... Esatto, quindi saremo tutti un po' impegnatini. Comunque, io volevo dire il nome del mio personaggio, che Dai. Si chiama Olivio Uthiutut. Uthiutut! Marco, il tuo? No, com'era? No, era... lo devi cambiare. Plapop. Era Plapop. In realtà perché... io mi chiamavo Mark Blu... scusami. Karim Blusa. Esatto. Era il nome vero e il mio nome da poi vi spiegherà Vigilante. La storia in not era Plopop. Però Plop. Non si può Karim Musa Blusa non si può fare, quindi dovrò trovarmene un altro. Esatto. No, qui lo faremo qui su Twitch. Paleontologo morso da dinosauro. Che palle che alien che hanno cambiato il nome del Rodomonte, adesso è l'Intrepido. Che palle. Io invece sarò un ninja drow. Eh sì, è. Caotico neutrale. Antico peletico, anche per un più impegno. Aulico l'idraulico. Io sarò Io invece un ho una storia incredibile di vendetta di persone, di. Però... Esatto. Che dovrà avere degli sviluppi in base a Dainot, la mia storia. Eh sì. Ci divertiremo, insomma. Sì. E niente, quindi così, così. Chiamati ragazzi. Poplio. Tipo un che gioco straordinario che io ho in libreria. Sì, sì, mi chiamo Karim Blusa. Il mio mezz'orco si chiama Giovanni Dorico. Grazie mille. Gracias. Grazie mille, Rognino. Ah, grazie. Grazie mille. Ma sì, adesso hanno fatto un po' di casino con i nomi, anche la stirpe Tutte furiosa è diventato, aspetta, come merda si Ciao, chiama Mao. Adesso? Iracondo di stirpe invece che stirpe furiosa. Perché ora saranno le live pomeridiane. Siccome dureranno tanto, sarà tutto il pomeriggio. O almeno, sì, 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 almeno sì. Tre ore. Quindi cos'è? Tipo dalle 3 alle 6. To, ecco. Più o meno. Ma comunque sono cose che vi diremo più avanti. Sì, nel caso in cui. Nel caso in cui. Di merda, come manuali, prima che scrivesse. In verità, utilizziamo direttamente un sito che se siete interessati andatevelo a vedere, che è Golarion. www.marcotogni. E via. Devi chiamarti Rakim Suma. Non è brutto come nome. Ma devi essere grasso. Perché Suma. Ma potrei farlo io. Potrei farlo visto che sono un nano. Ma non sei grasso come nano. Beh, però è tozzo. È tozzo. E Toz? Messi? Sì. Pathfinder, Pender. Esatto.
E quindi così. Cos'è Formule D? Pensavamo Come cos'è Formule D? Di Non so cos'è farlo Formule D. forse di sabato pomeriggio. Vertien, per bene, gli controlli il pesce, vedere se ce l'ha più lungo del libro. Grazie No, dottore. mille, Vertien. Perché lui è bello doretono. Eh sì, lui è durato Doratono. 14 mesi. Doratone. Sì, gli mettiamo le caratteristiche nostre incredibili. Non è vero. È un gioco di ruolo, fammi ruolare. Eh sì. No, se no faccio Solo l'umano, Mark fa chiamarlo una cosa Moro che tecnicamente vuole fare anche nella realtà, cioè solo Mark è così e... fissato Esatto. Ma in con realtà quella il cosa. personaggio è completamente No, è diverso. banalissimo, Mark. Il personaggio è completamente... Ma la storia è la più bella fino adesso, amore mio. Banalissimo, ma la mia non l'hai sentita. Ma la tua fa caccare, ti hanno Non l'hai lasciato perché sentita? puzzavi, facevi caccare, ti hanno abbandonato i tuoi genitori perché erano dei disgraziati. La Ma ci mia è sarà una bella, guerra nel contorta. La regno. vendetta c'è, la tristezza Ma c'è, il da cambio me di no, da me personaggio. no. Cosa vuol dire? Da me no, io Da tu cosa sono un sei tu? drow che è nato in questo regno dove è scoppiata questa guerra incredibile, Sono già tutto in rotto le balle a fiamme e sentirti, fuoco, va. e mia madre mi ha portato via da questo Che tristezza. Che da questa brutta guerra per tristezza. salvarmi la vita. Nello scappare mia madre è rimasta uccisa. Io, per fortuna, mi ha abbandonato in questo boschetto della mia Della mia fantasia. fantasia, Yeah, della mia fantasia. dove sono stato trovato da Da un fottio di linea di da maletti questi come. monaci che mi hanno portato nel loro villaggio. Kung Fu Panda. Nel loro esatto. Nel loro No, villaggio e lì mi hanno probabilmente domani lo faremo. allevato. Ed è lì che sono diventato Non è ninja, tra vero, Gozo. l'altro. Ma sì, domani lo Tra faremo, dai. l'altro, alla fine hai scelto la razza dei cosi che ti hanno preso? Assolutamente no. Ma vale, io ti ho detto i Tengu. Così Ma puoi dire Tengu, Tengu. Tengu, Ma cosa viene? Tengu. Lo Tengu di nero. Ma la mia storia in realtà è originalissima. Cioè, Sì, l'unica per cosa bene, che è gli simile controlli a il pene, te veda sono se c'è la più lunga del libro. No, dottore. Bene. Sub il signor Marslin, Marsline, 4 mesi. Marslin. Gracias. Grazie. Super. Io ero un Dai monaci dello giustiziere. svapo. Praticamente io e mio fratello eravamo in questa città. Eravamo dei giustizieri, però buoni, nel senso che salvavamo le persone dalle varie cose cattive, tipo le rapine, queste cose qua. Donazione. E un giorno. Mao che ha donato 2 euro. Cioè, meritate più voi i soldi per le serate in compagnia che Vodafone del Ca. Figli di Pooh, facce di me. Mamma mia, il video di oggi ho pianto troppo da ridere. Grazie mille, Grazie Mao. mille. Eravamo con mio fratello a difendere questa città, tipo appunto supereroi, giustizieri, no? No? Finché un giorno qualcuno a cui non andava bene questo nostro fare, questo nostro operare bene, ha deciso di ucciderci, di provare ad ucciderci in un vicolo di Un questa vicolo? città. Io sono riuscito a scappare e ha ucciso mio fratello Se invece. voi, scusa, siete gli eroi della Madonna, poi arriva uno, vi accoltella e muore Fortissimo, uno forte vabbè, chiaramente, livello più non alto. siamo in Sembra una lontani. storia banalissima di qualunque supereroe, di qualunque Buonasera, cosa. Lily. Anche quella di Moro e Gli hanno Kung Fu ucciso i Panda e genitori nel Loki, un vicolo. sacco di roba. Diventa Batman. Eh sì. Niente, non faccio più Pathfinder, cancella tutto, è notte, non ci gioco più Mai con più, voi. mai più. È più banale quella di Moro comunque fino adesso, eh. Allora senti questa. Aspetta che Vai. c'è Ma il mio l'officina lì, vado paleontologo. all'officina. Comunque non l'avevo finita la Allora storia perché siete maleducati. No, non la dai, vedi faccio più, comunque ho detto chi No, sei no. Batman. No, Guarda la no, trama di Batman, tutti. Guarda. Perché ho detto vicolo, se no non si Sì, trova niente. A parte che vedi, Batman gli allora. uccidono i genitori e c'è È solo il uguale, è vicolo sempre di un comune. familiare. I Non genitori c'entra dove sono? niente. Sono già No, con Moro morti. non voglio più giocare. Mi sta antipatico, non voglio più giocare con Moro. Marco, giochi con me, io faccio il paleontologo. Ancora Va questo bene, facciamo nuove paleontologo. regole e facciamo il paleontologo che dice gatto, basta che non gioca Moro. E non guarda più i film con noi perché non li deve scegliere lui i film. Ti faccio No, trattare po' così per i fatti non ci Batman. gioco più con loro io. No, non lo faccio più. Basta, cancellatemi da poi. Jezar, Basta. sei tu che Niente. facevi lo stregone. Sì, sono il guerriero mago io. E c'è la tua Sì, il storia mago. è. La Non l'ho tua. ancora. Non l'ho ancora pensato. La sua, te la dico io, la tua storia è che praticamente da bambino Sì, è uno stregone incredibile, ti fa una magia, ti fa una una cicatrice sulla cicatrice in fronte. testa. E poi cala la vista e hai bisogno degli occhiali. Esatto. Ah, ok. Ma Però non questo qui non esiste. Ci sono c'entra gli niente. occhiali nel quel Sì, mondo. se vuoi, sì. Ah, sì. Sì, ci sono anche occhiali colorati. Ah, vedi?
Gli occhiali da sole. Ti faccio notare che Eliezer ha parlato fino adesso, non c'è la sua storia ancora, comunque io lo dico. Ma per... ha detto che non la sa. Quella di Moro è banalissima, quella di Eliezer non c'è, quindi fino adesso ho vinto io il gioco, comunque, lo dico. Ma, tu, ma solamente perché io non partecipo, ti ricordo che io ho il paleontologo che si trasforma ma in la tua dinosauro. Perché non la puoi sviluppare, però l'idea e sono c'è. Triste perché invece Eliezer non ha l'idea, Moro c'ha una cosa banalissima, quindi per adesso sto vincendo allora, io. Mark, allora senti questa, la mia storia. Praticamente... da piccolo sono sempre stato un nobile, no? Da piccolo. Che cazzo vuol dire sono sempre stato piccolo, piccolo sono sempre sono nato, nobile? Sono nato nobile da genitori. Capito, sono sempre stato un nobile. Che vuol perché dire? Sono nato nobile, quindi sono... Ho capito, ma... E quindi da piccolo, no? Sono sempre stato servito e riverito dai miei servi, ho fatto una vita così. Però alla tenera età di 60-70 anni, quindi appena arrivato all'adolescenza, mi stufo di fare questa vita dove devo far niente, no? Allora intraprendo questo viaggio incredibile fuori dal regno. Fuori dal regno dove però, essendo nobile, avevo dei nemici così a gratis, perché si sa che i nobili hanno dei nemici così a gratis, e faccio questo pellegrinaggio, chiamiamolo così, dove appunto a un certo punto in questo canyon dagli alti picchi mi piombano addosso dei nemici e mi attaccano e io però riesco a fuggire con le ultime forze, quindi tutto stremato, poverino, e mi rifugio in questa piccola taverna dove arriva una gentil donzella che mi vede in difficoltà e si prende cura di me. Si prende cura di me, mi benda, mi fascia, no? Facciamo due chiacchiere. Ci pomio, anche scopatina, no? Già che... Cioè, una volta che sei lì... niente. E do una donazione. Che fastidio! Ma mi pare possibile che pi greco quanti? Per il numero dei termosifoni forma la data del giorno di... Natale, che storia! Natale, che storia! C'era il botto che leggevo, non fa niente. E comunque... Vai avanti con questa storia orribile, per favore. Non mi sto muovendo, io mi sto rompendo i coglioni. La storia è la storia, scusa, che cazzo. Ma fa culo te la almeno la mia storia. Finiva subito e non me l'hai fatta neanche finire, vai. Niente, non ho capito, dopo... cosa sei, Gesù, che c'ha la Bibbia da seguire? Guarda che... Perché rompimento di balle, il Nuovo Testamento. E allora questa gentil donzella mi dice, guarda, conosco delle persone che... Forse potrebbero allenarti per prendere la tua vendetta di questi brutti ceffi che minacciano te e la tua famiglia. Vai qui in questo posto magico nel picco. Ma non serve il dialogo, Moro. Dimmi, lei ha detto. E io allora uno, dico, vai lì. Basta, grazie, l'ultima che... cominciatina. E si parte per questo. Scopatina, va bene. Già fatto. E si parte per questo. Tagliamo il viaggio. Si arriva in questo picco dove c'è questo monastero, appunto. Come è fatto il monastero? E gli ha preso una botta incredibile. Tra l'altro, monastero fatto tipo pagoda. Ma la pagoda com'è? Che colore? Pagoda è dorata questa. Colonne ce le ha? No. Materiale? Mure? È fatto di? Di legno. Legno frassino. E te l'ho detto, dorato. Dorato, verniciato, vabbè. Verniciato dorato con il tetto. Il tetto come quello della pagoda, appunto, è rosso. Piovente, quindi rosso. Che colore? Rosso. È rosso. E comunque, niente. Sintetico qui... o coccio? Un gatto, ti cago in bocca. E si arriva in questo posto. Finendo, comunque. Dove sì, incontro no, questo, ma... questo forza maestro. Forza si sofferma nei dettagli. Ma però come mi chiede, mi intoppate, state zitti. Io non l'ho finita la mia storia, per durava due secondi. Non la volevi finire, non la volevi. Per forza mi mettevi il becco nelle cose. Non la volevi finire. E comunque, no, sono in questa pagoda, no, mi mettono ad allenarmi mesi, anni, un allenamento incredibile, divento fortissimo, un ninja fortissimo. E allora decido di andare alla ricerca dei miei assalitori. E nel mentre uccido il fratello di Mark. Ma i ninja sono cinesi. E poi arrivo nella taverna dove poi ci si incontra tutti, che sono felici. No, comunque non sei tu ad aver ucciso il... Esatto. Che palle. Niente. Vabbè, no, coltellata. Ma non mi hanno ucciso i genitori, mi hanno ucciso il fratello e basta. Io non ho ucciso i genitori, è che lui ancora non lo sa. Eh sì, ricordo che devo andarlo a prendere, per quello che sto facendo... Comunque, semplicemente la mia storia continuava. Dopo che hanno assassinato mio fratello, ho smesso di essere buono, ed ecco perché sono caotico, e ho cominciato a fare... Neutrale!
anche volendo aiutare le persone a uccidere tranquillamente, cosa che prima non facevo mai perché era una cosa che non si fa, no? Sai, la morale, l'etica. Da Marco, quel tu giorno lì ho ancora non ucciso. hai La morale è capito sempre quella gli flemerenda allineamenti come fratello funzionano, morto. eh? Non hai ancora capito come funzionano gli allineamenti. E no, che non ho capito. Sto Sono giocando per la prima allineamenti. volta, me Perché lo mi devi fai. spiegare tu. Perché hai appena detto ero buono e invece adesso sono caotico. Però uno può Ma essere caotico caotico non buono. c'entra con la bontà. Esatto. Caotico vuol dire che te ne sbatti le Caotico palle. pensavo fosse più Così, tipo sei un cazzo, sei un No. cazzone, sei. Cioè, ci sta che sei passato da caotico buono a caotico neutrale. Quindi ti No, fai comunque meno non, in scrupoli. sostanza non sono più buono, Ok, quello. sì. Cioè, non sono più buono come prima, nel senso che se devo uccidere non me ne frega niente, lo Adesso che se faccio. ti do Se un devo tradire, se morso. devo uccidere, faccio tutto. Ma tradire cosa? L'amorosa o un No, tu amico di battaglia? no, La donna vuoi anche sapere? loro nel La gruppo, donna. tranquillamente. Anche perché io sono nel gruppo solo per Non più scoprire. non Ma che più sei la... neutrale, mica cattivo, sei Spero di buono, questo arrivarci. tranquillamente. Io sono nel gruppo solo per trovare chi ha ucciso mio fratello, non mi frega niente No, di per loro. sbaglio inciampo, do una spallata a uno che ha un coltello in mano e cade sul cuore del fratello di Mark. Sì, vabbè, Mark, Alo. sai chi sei tu, In dopo qualsiasi aver sentito la caso. tua descrizione? Vristina. Sei Sì, faremo la Brax ruolata dei Guardiani della in Galassia. Tu sei Battista, Marco. live. Sono Battista, Sei quindi non Battista. parlo. Esatto. Parlo. Comunque, in qualsiasi Che caso, paga. hai E già sono detto a senza volto, loro gli chiaramente. allineamenti per quanto Subs. mi riguarda. Diablo, grazie mille, Diablo. Gracias. Grazie mille. Certo che sono il più bello, fermi, ovvio. Gli allineamenti per quanto mi riguarda sono più dei novacci. Dicendo la cosa Provarci che qui. hanno scritto Luke al Esatto. tempo, sono più delle cose da Delle seguire, guide esatto, delle iniziali. guide iniziali, e poi uno si gioca il Comunque personaggio un po' come il più vuole. bello, Ovvio Mark, che sarà bello ero Esprit. io. No, Ovvio sarà che Esprit in se il realtà. tuo personaggio nasce come Gale Buono e vai in giro a stuprare bambini e a ucciderli perché ti va, c'è qualcosa che non va, Ma insomma. dispiace un po' per i bambini. Ma dipende, se sei Tipo caotico, lo stupro. caotico malvagio e ti va di uccidere un po' di bambini e Vedi, stuprare io un po' sono di diventato bambini un morti. paleontologo caotico Mark. malvagio. Mark, senti a me. Allora, io sono. In realtà sono questo qui che praticamente ha trovato un anello in fondo a un ruscello. E praticamente poi mi arriva un mago e mi Va bene, dice: Gollum. questo anello non fa tenerlo, Sì. devi portarlo in un buco e buttarlo dentro. Raduna i tuoi amici e Nel buco. partite. E io raduno e la chiamo la compagnia Io. dell'anello. Wasabi, infatti a me non Quanta interessa fantasia. se il Farlo, fatto. non Quanta dovrebbe farlo fantasia, Enot, Mauro. la compagnia. Cioè, il fatto è. La Il compagnia del fatto. Morello. Quello che dico io è. Cioè, tutte le cose che gli sto dicendo di prendere più che altro come guide, eccetera, è solo per loro, perché non hanno mai giocato. Quindi. Sì. Li aiuto un po' in quel senso là. Anche se Marco vuole stuprare i bambini, non ne vuole proprio sapere di fare Non gli altro. frega Con niente quello, lui. io ho voluto fare quello, adesso gli tocca fare quello. A me non frega niente di nessuno, vi uccido tutti alla fine della Anzi, campagna. guarda Marco, un'altra Ma storia non bella puoi, non questa, sei cattivo, sei neutrale. Allora, Divento Mark. cattivo alla fine. Madonna, Proprio. le gale buone, le gale malvagio, non so quanto sarei No, in io voglio grado di fare ruolarli quello non buono del decentemente. tutto. Cioè, che se devo fare Ma qualcosa allora fai di. cattivo, scusa, perché sei neutrale? Perché non sono cattivo di base mia, sono cattivo per vendetta. Non è Di che base io non va in sono giro a cattivo, scippare le anzi, vecchiette a dare i pugni nella faccia alle cioè, persone. È il Di base seguito io di sono un V, è cattivo per vendetta. eroe. Di base io sono un eroe. Ero un eroe finché non hanno ucciso mio fratello, che mi ha portato a diventare cattivissimo. Cioè, no, cattivissimo perché sono Allora, cattivo. macchia Mi ha nera, portato a il premio. diventare. A non farmi scrupoli. Cioè, se devo uccidere qualcuno, anche Lo nel uccidi, ho giusto, capito. tipo, se c'è uno che ruba una vecchietta, non è che lo Quindi mi stai ruba dicendo, una se vecchietta, c'è no, uno a ucciso. stuprare un bambino, lo stupri, non è che No, stai non in lì a. quel senso. Nel senso, se Come? c'è uno che ruba una vecchietta, per E esempio. metti che tu per impedire questo furto ti devi stuprare Ma non un bambino? succede, gatto, non succede. Metti Metti che che? tu! Metti Cosa ne che? sei tu? Non ho No, lo faccio capito. quello. Non E sono cattivo perché? fino a quel punto. E allora vedi che sono Sono cattivo delle solo. balle. Sono Allora solo. no, Marco, allora sei caotico Sei buono buono. barra caotico neutrale. Ma quello che dico io è. Non è che l'uccidere le persone non è con. Non è, cioè, non è che sono uccido le persone perché mi vado a uccidere le E cosa persone. Ovvio. c'entra? Nessuno ti ha detto quello. Nessuno ha Allora, detto Mark, quello. io che sono caotico neutrale, se tipo arrivo lì e ti vedo che c'è un cappello di merda, io ti uccido, frego un cazzo, per dire.
Ma io ti cago in testa. Ma io non voglio pure, pure. Allora mi devi però, bene, però, mi però mi dispiace. Quelle robe lì me le devi dire tu. Sono caotico con il braccio. Quelle robe lì me le devi dire tu, no? Io non so cosa vuol dire le cose. Cosa? Pensi tutta la notte, forse che io ti ho detto più o meno cosa sono io, sei tu che mi devi dire cosa devo fare. A parte io non che so io ti le ho cose. Dato la pagina del delle, Marco, non degli hai letto allineamenti. E porca puttana, devi anche leggere la cosa. Marco, non hai letto le istruzioni. Non ho sentito niente perché quel cretino ti parlava sopra, no? Dimmi. No. Che ho già dato anche la pagina in cui puoi leggerti le cose. No, eccetera. Lo so, però io ti avevo spiegato la mia storia. Tu mi hai detto sei più o meno un caotico. Sono un po' sì, hai detto, so. Caotico neutrale. E io mi sono fidato, non so. Sì. Giusto, arriva, beh, si in verità, fida. Stupri bambini si fida. Io non so per, cosa, per le cose che hai detto, potresti essere caotico neutrale come caotico buono. Dipende il poi mio da come te la giochi. Era nel senso che ma se prima per sventare una rapina, ma che scusa, ne so, ma così qua mi rubano i posti, picchiamo il rapinatore, uccide. Ma fammi finire. È una domanda. No, allora, Proixis. E per quanto riguarda gli allineamenti, sono tutto molto larghi, ok? Il caotico buono, tecnicamente, è una persona che è portata a fare azioni buone, ok? Ma mette, vabbè, prima di tutto la sua indipendenza come qualcosa di importante e soprattutto ha, diciamo, problemi con regole, eccetera. Cioè, una persona che non... Batman. Più Robin Hood. Batman è a metà, appunto, tra... Esatto, ma io sono più Robin Hood, infatti. Tra le... Okay. Allora no, sei beh, buono, caotico sei... buono. Ecco, ma quello, buona, che... no, quello che ti stavo cercando di dire io da 7 ore, se stai zitto, che non è che uccido a caso, per dirti, prima salvavo una vecchietta... Cioè, era uno ma che sì, rubava una vecchietta, io, che ne so, lo picchiavo e ridavo il denaro alla vecchietta. Adesso capace che tiro una freccia nella testa, fine, lo uccido, non mi no, fa più problemi. Ma secondo me è comunque caotico buono. Quello, ma quello non lo so, infatti vi dico quello farò poi. È per quello cioè, che ho domandato se il buono no, uccide. Il fatto perché... è che potrebbe andare in entrambe le cose. Nel senso no, che adesso non puoi... non sarebbe legale buono. Non è che ho ucciso no, anche la vecchietta, ho ucciso io una cattiva. Uccido la... Ma infatti io... Esatto, e per quello non sono più un eroe, sono più tipo giustiziere. Cioè, faccio vabbè, quello che va fatto, fine. Sarebbe cioè un antieroe? Sì, più o meno. Non è un antieroe. Non per forza. Non mi sembra. Ma sono molto particolari. Un antieroe è uno, che è uno come Deadpool che ammazza tutto e gliene sbatte il cazzo. Cioè, quello che sta descrivendo esatto, Marco non è così. Io sono passato da giusto, eroe... Il caotico uno... buono ha la sua giustizia ed è un personaggio ribelle che persegue il con suo ideale di bontà e di cosa è giusto. Sì, cioè io da eroe sono passato a più giustiziere, cioè da Robin Hood barra Arrow sono passato a una figura molto più cupa, tipo, non so, Daredevil anche, sì. No, il punitore è all'estremo. No, è un po' più cattivo. È caotico per davvero. Secondo me sei buono comunque, non sei neutrale. Sì, sono semplicemente arrabbiato. Va bene, a posto. The Punisher per me è più cattivo che buono, per esempio. No, The Punisher è neutrale perché non è, no, e uccide non è troppe che ammazza... persone, però. Ho capito. Però cattivi. Non è che li uccide. No, gli... The Punisher penso sia caotico. Non lo so, perché lo vedo più come cattivo buono. Io The Punisher. È buono. No, buono no, il cazzo tipo buono. Caotico buono, secondo me. Però per lui è caotico. No, quello. Ma cosa dici? The Punisher? Ma sei scemo? No. Eh sì, Finch è più giustiziere che Arrow. Cioè, più Arrow della prima stagione, esatto. The Punisher fa la gran merda in otto. Come puoi dire che è buono? Neutrale sì. Gli puoi dare. No. Cioè, Gatto, quello che stai sbagliando tu è che i paladini, ok, sono legali buoni. Non per questo non uccidono. Solo perché una persona uccide no, non significa no, che infatti non sia non buona. Però, non però di uccidere. Se deve, non però se deve uccidere. Fare qualcosa, cioè... Se deve uccidere un innocente no, per arrivare però Punisher inizia anche a torturare, eccetera. Quindi forse appunto, più caotico neutrale, forse uno che uccide è buono. KD, sì. Cioè, KD ha scritto: metti che trovi l'assassino di tuo fratello, che però è un padre di famiglia, lo uccido. No, 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 come sono adesso lo uccido. E anche la famiglia. Perché sto cercando la vendetta io. No, la famiglia frega niente, uccido lui. No, lui uccide. E invece gli uccide solo la famiglia. E tu gli uccidi solo la famiglia davanti a lui. No, e ti fai sempre. Non sarei più buono per niente lì. E gli sbassi il cazzo del figlio nella faccia. Cosa devo fare qua? Tagliato, è mica. Io non parteciperò a queste avventure perché se le fanno di sabato io purtroppo vado via e quindi.
Il mio paleontologo che si trasforma a caso da 1 a 20 dinosauri differenti, non lo vedete mai. Beh, c'è Kalian che era dice: Mark, l'uccidere non ti rende malvagio. Il paladino è legale e buono e uccide tutto ciò che è male. Sì, infatti, tecnicamente, quindi sono comunque buono. Sì. Io invece volevo farlo cattivo, caotico, volevo fare macelli, ma non si può fare. Invece, senti questa storia. Ma anche due coglioni. Sono arrivato, mi sono trasferito in questo arcipelago, no? E niente, ero così, sono trasferito per vivere lì. A un certo punto, no, vedo questa gentil donzella che con il suo animale che passeggia. A un certo punto vengono attaccati da questo branco di lupi. E io vado lì e salvo il suo animale. E poi arriva il protettore dell'isola che mi fa: ah, hai protetto questa ragazza, il suo animale, bravissimo, tieni questo oggetto. Adesso potrai fare il giro delle quattro isole e battere tutti gli animali che ci Pokémon. Sono lì. Esatto. Caputo. Ma gesti uno stronzo. Però dai, ci stava. No. No. Comunque K continua, Mark, cioè se nel momento se lo trovi con la famiglia c'è la sua bambina che ti blocca dicendo non uccidere il mio papino, non lo so, probabilmente ammazzi la bambina, stupri. No, stupri, no, in quel caso no, probabilmente. Perché no? Come in quel caso no? Ma allora? Ma stai zitto, gatto, la devo fare io la storia. Ma io ti sto dicendo che devi fare le cose ma bene. Ma tu non devi fare niente, devi pensare al tuo personaggio che per adesso è un paleontologo e non lo puoi fare. Il sistema del tuo prima. No, lo posso fare, ma non lo posso fare perché non ci sono... No, in realtà non c'è come classe, pronto. Wasabi, è vero che lo posso Wasabi, fare. Io sono un sicario che adesso non si chiama più sicario, si chiama predatore. Ma cosa vuol dire? Ghermito, caotico neutrale. No, ma in chat comunque sessione ho quasi ucciso un mio compagno di parte. Perché in chat comunque si stanno confondendo. Perché mi stai dicendo: ma Mark, non ti hanno insegnato niente delle cose di vedere. Ma il personaggio non sono io, non rispecchia quello che sono io. Il personaggio ha un suo carattere, una sua testa. Esatto. Non sono io, cioè è chiaro: se fossi stato io, hanno ucciso mio fratello, non ucciderei mai nessuno, nemmeno se lo merita. Ma non sono io il personaggio. Il personaggio ha una sua testa, una sua volontà. Giustamente. Dicevo, scusami, ma si può fare volendo il tipo che si trasforma in 20 tipi di dinosauro ma differenti? Ma il druido non si trasforma in dinosauri. Donazione. Dinosauri? Oddio, cioè, allora... Aspetta, c'è Morenic che ha donato 1,50€ che dice: buonasera a tutti, Mark non me lo dovevi fare. Perché c'è stato un errore nell'indirizzo che ha avuto Morenix mio. Che ho visto che era sbagliato anche tipo a Vertian, che l'avevo passato anche a lui. A me non è ancora arrivato. Comunque Corvo hanno ricevuto cose. Anche perché Morenix in teoria lo vedo se riesco a rimborsare. In teoria Morenix te lo riportano indietro in caso. Magari l'altro l'ha accettato, se non è arrivato tenuto. Niente. Come fai a sbagliare l'indirizzo? Perché, no, ma è sbagliato, non esiste quel posto che gli ho dato, quindi non lo riceverà mai nessuno. Neutrale. Infinito. E chiedo, me ne intendo. Guarda che curva. Comunque strana, non lo riceverà mai. Cioè, in teoria puoi richiedere rimborso. Ma a parte che non ho neanche capito come è successo. Ma non lo so, perché io ho passato il mio indirizzo che l'avevo preso da Popstore. E su Popstore è giusto. Però sia da Vertian che da Morenix è sbagliato. C'è scritto la via vecchia. La via vecchia col numero di adesso, pensa. È proprio completamente sbagliato. Ma perché la via vecchia non c'ha il civico che è adesso, scusa? No. No, ho sbagliato il numero. Numero proprio. No, cioè, ho sbagliato c'è la via di prima sbagliato il numero. Col numero hai sbagliato civico la via, che ho ma adesso. Il numero è giusto, mi stai dicendo. Ma la via vecchia non ha il civico. Non ha un civico. Che civico sei tu? 74, la via vecchia non ha 74. Non ha 74. No, non aveva il 74. E poi comunque c'è scritto il mio nome e cognome, non c'è lì, sul citofono, quelle cose lì. Ah, vabbè. Oh, lì se ne sbattono le balle. Imboscarsi la roba. Comunque, sì. Vedi insomma un po' cosa riesce a fare Moreni. Purtroppo è una cosa stranissima. Arrivato, non so come è successo. Non è che ho sbagliato anche l'indirizzo. Non lo so. Madonna, perché io non tutti che sbaglio. Io avevo linkato da Popstore. Su Popstore non dovrebbe ricollare domani. Ho capito, ma scusa, ma perché non gliel'hai scritto direttamente? L'ho dovuto copiare e incollare. Perché non ho Facebook. Gliel'hanno passato su Facebook. Io l'avevo passato a. Non mi ricordo chi, a Liezar. E perché a Liezar non gliel'hai scritto? Quella è la domanda.
Ma cosa, non ho capito, gatto, cosa stai dicendo? Non ti Perché giuro. l'hai co dovuto copiare e incollare da Pop Store, che bastava che glielo scrivevi e non sbagliavi. Perché su Pop Store c'è la lista ordinata, ho detto gli copio direttamente quella che è ordinata con nome e cognome, via tutto Va quanto. bene. E su Pop Store è Che giusto, paura, gli Ezra, così Sì, ma combinato. ti Fateci credo, un eh. magliare, Perché se... tecnicamente doveva anche esplodere Adesso le quella cose sono cosa. due: o non gli ho linkato quella di Pop Store e gliel'ho scritta male, ho avuto un lapsus, cosa molto probabile, secondo me è andata così, perché su Pop Store è giusto, quindi probabilmente gliel'ho scritta Beh, sì, male e ho sbagliato gli io. avrei detto la via vecchia per Oh, abitudine. sì, proprio ho avuto un lapsus, E gli ho dopo scritto la via andiamo a vecchia col verificare numero dopo. nuovo. Vabbè, chi se ne frega, A ovviamente, Vertien l'ho se si fermato in tempo, risolve. fortunatamente, non è perché non aveva ancora mandato nulla, però a Morenix purtroppo gli è arrivato quello sbagliato. Ma non vi Fammi sapere preoccupate, comunque. non dovete regalarci per forza Ma robe, infatti, Alex Aldin, ragazzi, a me sì, tranquillo. Alex Aldin, In realtà tranquillo. anche a me, io l'ho scritto su Twitter, se non mi regalate No, no, niente no, siete dei io ho messo la pessimi. lista di libri Allora, perché voglio diciamolo regalare. chiaramente, le wishlist le abbiamo messe tutti su Twitter, chi l'ha postata adesso e chi ce li ha No. come primo tweet impostato Esatto. nel proprio profilo, quindi. Se volete, sono là. Se Se no, non là. volete, siete dei pezzi di merda. Sì, sono là. Non vi Se preoccupate, non volete. è che tanto mi fanno schifo i vostri regali comunque, non è che se mi Soprattutto regalate. perché li hai Anzi, scelti tu. guarda, vi sfido a regalarmi qualcosa di bello. Guardate nella mia wishlist. Non fategli nulla, Comunque, guarda, stavamo dopo quello parlando di che dice, non gli paleontologia, farei no? veramente nulla. Comunque, Paleontologi? Gatto, in verità io, essendo Dico. master, posso decidere di farti fare quella merda che voglio, L'hai quindi... visto io, Liezar? Cosa? Dicevi di no. Cosa ho Hai fatto? visto che Quindi, si può sì. fare? Cosa? Si può Il fare tutto, se paleontologo. vuole trasformarsi... Donazione Ma strana. Aspetta, aspetta cosa? che c'è... Minchia, quando... Aspetta, aspetta, aspetta. Quanto? Ehi, Visto c'era... che da Ok, domani penso torno giusto. al lavoro e non potrò più seguirvi in diretta, Cavolo, cuccatevi grazie il mio mille. regalo di Grazie Natale. mille, David, Grazie per lei. Visto mille, David. Grazie. che da domani torno al lavoro e non potrò più svegliarvi. A seguirvi, non Seguirvi in so leggere, diretta, scusa. ciucciatevi il mio regalo di Infatti Natale, dovevo scusalo, leggerlo io, non ma mi sa ruba sempre le leggere. cose. Lascia ormai Ormai è il leggere mio Moro, che terrimo non è nemico. buono. No, scegli i film Teddy, da prepotente, non ci fa scegliere a noi. Ci mette bocca sulle storie, leggi i lavori degli altri. Niente, lo dimmi stiamo cacciando dai che termosifoni. film ho Vado, scelto, che film ho davvero? Sei proprio un mangiamerda, Moro. Dimmi che Donna. film ho Non lo scelto. so, ma di Ah, sicuro hai rifiutato quello che ti abbiamo proposto io, gatto. Quello è poco ma sicuro. Comunque, grazie Grazie mille. mille, Grazie mille No, no. ancora. Guarda, cioè, tipo, quando scegliamo i film, grazie intanto di cuore, veramente, signor Paul. Quando scegliamo i film, tipo, io e Gatto diciamo, ok, dai, stasera ci guardiamo, che ne so, Iron Man. Gatto, d'accordo, io d'accordo. Arriviamo ora, fa, ma che schifo, non c'ho voglia. No, oppure E ne dice l'ho già sceglie un altro e visto, si bla guarda bla bla. quello, poi. Perché lui è un testone, non scende a L'ho già patti con i visto. Sì, ma è contadini. l'unico che l'ha Quindi visto, dobbiamo non è nessuno vedere che l'ha per visto. forza. Dobbiamo vedere per forza quello che Io dice mi lui. È un ricordo prepotente, che è sempre Mark che fa ste robe comunque. È un prepotente, Moro. È un prepotente. Non puoi scegliere un Abigail, film. No, ti Mark è più vogliamo bene stronzo perché comunque, anche quando se non devo ci dai vedere soldi qualcosa non perché lo sei guardo. No, Sì, io, ma infatti io dico, siccome voi lo volete vedere, io non lo guardo. Non ma è che vi sei dico guardate stronzo, quello dico, che dico vogliamo io, ancora più da passiemi. stronzi. No, Guarda che non ti sto giustificando, cretina. Sei buono tu. No, tu hai torto, Moro. Poi posso avere torto Non anch'io per altri torto. motivi. Tu hai torto a Siete prescindere. due caotici Co neutrali. comunque non mi sta dicendo che film abbiamo guardato che ho deciso io. Non mi ricordo. Ah, È vedi, successo, vedi. però. È Sono presenti successo, ma tutti che è non mi successo. pare. C'ha ragione comunque Mark, che ogni volta che siamo lì lì per ok, guardiamolo, Non arrivi mi tu e dici pare, no, mi cago vedi. addosso. Ma sì, ma ti No, dico di sì. stiamo pensando di Noi, sì, no. abbiamo Quali detto film? no. Quali film? E Abbiamo guardato adesso Twilight, Aspetta. io non l'ho scelto. Abbiamo Twilight. guardato Twilight. Che Abbiamo guardato male. Bloodsport e io non l'ho deciso. Dobbiamo guardare Otto sotto un tetto lì Cosa e io dobbiamo non l'ho guardare, deciso. scusa? Eh sì, Otto sotto un però Mark tetto. No. non c'è e guarda un po', adesso ci dobbiamo cagare in mano. E vedi? Marco, Quindi, io gatto, adesso mi cago stasera in mano e te lo faccio guardiamo. Ti vedere. guardiamo. Stai zitto, Mark. Dai. Vai. E tu non decidi niente, Ma tu decido non ci io. sei, Marco. Cosa vuoi, veramente? Ma io, Clank infatti, no, ma 2. sono No, curioso, non è devo vero. dire, sono curioso. Non No, ma è vero. non ci sei, io non. Senza di te, guarda, mi piscio sulle braghe. Gatto, Ma sai perché Snitch senza con di la me? Sai Rock? perché Che senza di me non lo palle. puoi fare, gatto? Perché poi vince Moro. Invece dobbiamo vincere io e te nei film. Tu vuol dire Ah, che perché io vince propongo Moro? rose? Io propongo Rose. rose Alla fermata dei Rosse semafori. per te. Una testa di Io merda questo. propongo stasera. Ma ho perso Guarda, l'aereo, adesso l'hanno che mi tolto da propongo? Netflix. Film Fidati bellissimi, Westworld, così me li tanto ha rifiutate detto. comunque. E Dai, adesso? Fino a che lo sentiamo. scarichiamo, dobbiamo guardare stasera qualcosa, te cosa vuoi? Gatto Stasera, vedi? Snitch? Quello con Ma The Snitch, Rock? quello con la roccia.
Non so, ma Marco lo voleva vedere quello lì. Ma che palle, vedi? No, l'avevo proposto, non ci fa vedere niente. Fate voi. Non fa vedere niente. Se una volta che siamo d'accordo io e te, Moro, io non ci sono, veramente? The Woman in Black? Cos'è The Woman in Black? È quello lì con Harry Potter. Quella con Harry Potter nell'horror. Ah, sì, l'avevo visto. Non l'avevo visto. Gli avevano tirato un po' merda ai tempi, mi ricordo. Però sono comunque Madò, curioso. Madò, Kung Fury. Quanto è bello Kung Fury. Kung Fury, Kung Fury che l'abbiamo già visto tutti. Sì, no, infatti, anche più volte. Eh sì. L'avevamo visto anche insieme. Ma che poi comunque no, considerate questo. I pugni di ferro. Aspettate, vi fermo un secondo perché qua. Scusa Moro, ma te non avevi pronto quel video lì da mandare a quella persona là? Sì, ce l'ho pronto io, però e non l'hai mandato, però e non ho più saputo niente perché... dove lo mando? Non so. Ma ancora, dove, ma te l'ho scritto 8 volte, ma te sei un deficiente, sei. Ma non c'era. Ma come? Ce l'ho pronto. Ciao, lo social l'abbiamo già visto. Comunque il signor Barze 91, poverino. Sì, adesso che qua, glielo mando. Io gli do dov'è? La mia parola e gli dico: sì, Moro ha fatto, è tutto pronto. E lui mi scrive: è vero, ma c'è la maratona di Star Wars su TV8. Non è che non l'ho più cagato. Non so. Cos'è c'è la maratona di Star Wars? Vedi cosa ha detto? Cosa ha detto? No, abbiamo visto recentemente Star Wars. Un anno fa, recentemente. Sì. Porca va. Passato un anno? Eh beh sì, all'uscita del l'anno scorso. Sono troppo vecchio per io vorrei fare la maratona degli Harry Potter, visto che qualcuno qui non li ha visti. Ma infatti schifo. La stiamo facendo la maratona. Ma no, ormai è finita. Gatto, su Italia 1. Hai notato l'ultimo l'uomo io con i pugni di ferro? L'uomo con i pugni di ferro. Lì, secondo me, è da filmone. È da filmone, lo è. Io l'ho visto e Profex, l'hanno detto in chat, perché me l'ero volutamente dimenticato. E dove lo trovo, Barze? Non lo trovo, però, su... sul course. Ma, Denz, il film Twitter, nuovo c'è? Che deve uscire della mummia, essendo un remake, tutti sti film sono... Chi non ha visto Harry Potter, quello che inizia con M e finisce con Ark. Io non l'ho visto, Harry Potter. E non perché non perché non mi piace, semplicemente non... Cagati addosso. Ma tu... Va bene. Bene. Giustizia privata è figo. Sono più stato film Signore degli Anelli. E su Netflix? Proponeteci film su Netflix. No. Aspetta. Possibilmente. Giustizia. No, non c'è. Aspetta. Ma volete registrare sia stasera che domani sera? Adesso c'è l'altro. Per me è adesso non è che dobbiamo guardare per forza per registrare, possiamo anche... No, chi però... infatti? Ma possiamo registrare, poi se viene una merda... Ovviamente a noi non cambia nulla, tanto però. Guardiamo. Cosa c'è? Aspetta. Ciao, Gabbo! No. Non ci le... Ma The Woman in Black non lo vuoi vedere, Marco? Lo vuoi vedere? No, per me va bene, sì. Ah, ok. Lo non lo guardiamo. Non, mi dice... non lo guardiamo la stasera. PCI Wi-Fi. Vedete, l'hai detto così, allora non lo guardiamo. Fanculo, Marco. Non io l'avevo capito. Bravo, però ho sentito Moro ridere, allora ho detto. Eh sì, perché l'hai detto così come per dire un culo, Marco. Loro non lo guardiamo. Ma non è vero. No, Niezar guida davvero come un teppista. Ma lo faccio apposta. Ma che poi è un gioco. Adesso parliamo di cose serie. Sub. Grazie intanto a Spiripillicchio. Grazie mille. Spiripillicchio. Ho fatto una fatica incredibile. In realtà i film di Harry Potter, per quelli che hanno letto i libri, non sono belli. No, sono belli, ma non sono allora, completi come almeno libro. io vi parlo di quelli era meglio che ho sentito libro, io. No, la fantomatica allora, frase è era meglio il libro. Ho letto tutti i libri, ho visto tutti i film. Mi puoi dire per come ho sentito io? Perché io io mi ricordo a scuola quando ne parlavamo. Gatto, tecnicamente è vero, i libri sono brutti. Io ti parlo tipo a scuola quando sentivo i miei compagni che ne parlavano, dicevano tutti sì, ma non hanno fatto quello, che sì, schifo. Vabbè, ma è normale. Ma è normale perché devi condensare un libro di 800 pagine in 2 ore. Non è esatto. Anche perché manca un casino di roba figa che c'era. Ma è normale, quello non lo potranno. Ma ti assicuro che i film sono comunque molto belli. Comunque ci dicono che su Netflix c'è cioè Dead Snow, che quello lo guarderei molto volentieri, e... Gatto, senti questo. Chicken Park. Ma l'abbiamo visto? E ce l'ho guardato anch'io, Gatto, ti odio per quello. Bellissimo, che c'era... Porca puttana, che dicevano le gran orribile. Parole sessiste, tipo frocio, culattone, non è sessista frocio, è omofobico. E io ho sbagliato. Non è buono.
Non me ne intendo. Beh, in verità l'omofobia ha a che fare con il sesso, quindi... Quindi avevo ragione io? Va bene. In realtà l'unico film... il terzo in realtà no, perché tecnicamente è uno anche dei più fedeli. Da quello che mi ricordo, che adesso... Ma poi era quello con magari meno ficcante. Sì, era un po' più lento degli altri, ma era anche il libro così, mi pare. Sì. Quello che manca un sacco di roba è il quinto. Quello sì. Beh sì, ma anche la ricerca degli Horcrux. No, ma lì ci sta, ma il quinto manca veramente tutta la cosa al Ministero della Magia, manca tutto. Ed abbiamo già 200 visto pagine. Sausage Party, sì. Signor Wozan. Anche Harry Potter Calci di Fuoco mancava roba. Quindi era con è vergognoso Abigail. Quindi Eragon è veramente vergognoso. Tutti quelli che hanno letto Eragon me l'hanno letto. Mamma mia. A parte il fatto che un sacco di gente odia anche i libri di Eragon. No, a me quelli piacciono in realtà. Io ho letto solo il primo, quindi non è che possa andare oltre. A me manca l'ultimo libro che non leggerò mai ormai. Però Eragon no. Il film era veramente merda. Ma sai cos'era? La cosa più merdosa del film è che c'era una parte nel libro dove lui diventava matto per trovare un nome a sto cazzo di drago, ok? Era lui lì che pensava, no, ma come merda lo chiama, è un drago, una draga, c'ha la vagina, c'ha il culo, e tutto così. Ma draga. Nel film la scena è questa, e esce sta draghetta, cresce... No, non ci stanno tutti i film della Disney. Chi te l'ha detto? Ma li stanno mettendo i film della Disney. Guardiamoci Hercules, dai. No. Quello è bello, però non ci possiamo fare il video. No, ma il zombie quello no, ragazzi. Madonna. Cioè, è chiaro che se vogliamo farci la live deve essere un minimo trash da poterci parlare sopra. Un po' Gatto, era quel film che avevamo visto io e te in otto, ti ricordi? Quello degli alieni. L'ora nera. Quello era da fare il video. Non me lo ricordo io. Quello dove c'erano gli alieni invisibili. Pare che c'era anche tu in otto. No, io non c'ero. Sì, c'eri. Ma cosa? Subscribe. No, Sì, sono sì, abbastanza c'eri. Sicuro. Horizon 19. Horizon o Raisan o Risone. Comunque io sono sempre 19, stato più 19. Per Il Signore degli Anelli e Cronache 19. Di Narnia che per Harry Potter come filone di film. Peccato per le Cronache di Narnia, perché hanno fatto un po' un macello con il film. Il Signore degli Orelli non sono riuscito mai a seguirlo. Ah, ragazzi, abbiamo meno di un mese per guardarci Scott Pilgrim, Non abbiamo ancora visto quest'anno. Guardiamo. Ostia. Non è uno di quei film che mi fa impazzire di infatti vedere. Tu sei un figlio della merda. Ma no, è che... Non è brutto, però... Hai già visto Hardcore? Sì, non ci vivrei. È uno di quei film bello. Però... Hardcore sì, è figo. Il batterista nudo è bello, Corno. Quello Madonna, è molto bello. Artemis Fowl, quanti libri ho letto? Madonna, anch'io. Comunque il batterista nudo è bello. Cioè, a parte il fatto che non suonano mai, ma... Voi l'avete visto, Super, che però non c'è su Netflix, che palle. Immagino, aspetta. Super. Madonna, Machete Kills. No, ma Sausage Party l'abbiamo già visto, ragazzi. L'abbiamo detto prima. Old. E c'è anche piaciucchiato alla fine. Sì, però è uno di quei film che te lo guardi e poi te lo scordi. Lui è tornato, l'abbiamo già visto. Esatto. Sì, è un film inutile. È bello. Lui è tornato, è bello. Era bello, lui è tornato. Sì, lui è tornato. Lui è bello. Porca troia, vi ricordate quando abbiamo visto Frank? E lo dovevamo commentare, porca Madonna. Siamo rimasti tutto che alla il fine tempo bello, a dire merda, invece. Porca troia. Sì. Quello Madonna. Se lo registravamo era il film più bello della vita. Alcuni stanno dicendo film belli. Ma come facciamo a parlare di film belli? Sono belli, cosa c'è da dire? Infatti. Fallo di Forrest Gump. No, è bello. Puoi prendere per il culo Tom Hanks che fa lo stupido. Ah, grazie. Ma lo fa anche stupido, lo è che lo stupido fa. Bravissimo, grazie. L'ho detto a posto. Grazie. Grazie. Cosa c'è? Niente, non devo dirlo. Devo dirlo a bassa voce, che sennò qualcuno si spaventa. Allora guardiamo la mia super. Grazie mille, doppio il vero. Però mi ha fatto male questa. La mia super ex ragazza? No, è orribile. Ma questo. È davvero orribile. Anche però questi qui sono film che comunque non puoi commentare perché
sono già. Ciao Daisy. Non c'è bisogno Ciao, di Daisy. Commentarli. No, vabbè, ma a parte che è la mia super ex ragazza. Pure un semi-trash Van Helsing. Crank sarebbe donazione. In realtà. Sì, Crank. Donazione del signor. Oddio, Enzo Snakes. Enzo 1100 che dona 2 euro e dice: vedete palle al balzo. Dice. Non Ostia. So nemmeno se c'è su Netflix. Cos'era? Dodgeball? Sì. Credo sia Dodgeball, sì. Invece. C'è? Quello lì è commentabile. Quello volendo sì. No, però non lo so. No. Perché anche questi qui sono comunque film comici. E i film comici non puoi no, dirle cazzate su qualcosa no, che deve è già essere uno di più o meno serio che però in realtà. Che però non ci riesce. Esatto. Gli scary movie ci avevamo già pensato. Problema che... Però anche però quelli che... stesso discorso sono già comici. No, sapete cosa? Sapete cosa? I Final Destination. I Final Destination l'abbiamo già visto. I Final Destination erano. Che problema è che su Netflix ce ne sono due. Visto. Li abbiamo già visti quelli. Però quelli sono commentari. Sai che forse uno no? È un pezzo di merda. Ecco, Twilight lo continuiamo, effettivamente lo possiamo continuare. Non ci dobbiamo essere tutti. Sì, ma poi non. Aspetta, per il secondo già abbiamo sopportato il primo. Io l'ho già visto tanto New Moon. Spoilerava di tutto e di più, sto pirla. Sto stronzo perché è un fan. Ma solo perché sei un fan. Che io mi sono visto. Ma ti pare che io l'ho visto perché ho voluto vederlo? Eh sì, perché tu sei un super fan, sapevi tutto. Sai come funziona? Vuoi vedere un film di merda? No, è finita lì la storia. Sai come funziona? La ragazza ti arriva, guarda il film con me. La ragazza dice guardiamo sto film. No, no, mai. Non scopri stanotte, dormi nel Va al divano. Cinema da sola se vuoi. Lo so, era un periodo brutto della mia vita, non datemi mai. Contro. Era un periodo brutto. Infatti io non l'ho visto. Game Therapy l'abbiamo già visto. Madonna, ma non è una merda all'alba. Guardiamo Dal tramonto all'alba. Non me lo ricordo, cos'è Dal Ostia. È di Tarantino. Ma no, ho capito. A parte che non è di Tarantino, è con Tarantino. Sì, è con Tarantino. Ma no, ma adesso mica dobbiamo vederci quello delle signore che voglio sapere. Ma tu non cose. Ci sei questa sera, va bene? E quindi non lo possiamo vedere. Va bene. Finita così? Eh sì. Eh no, per stasera non so. Anche perché se volete registrare stasera... non si può fare neanche Twilight perché ci dobbiamo essere noi. Potevamo registrare solo il finale allora? Di The Mist, se no. Domani cosa fai, gatto? Solo il finale di The Mist. Sì, sì, ma domani va bene, domani sera. No, vabbè, ma sapete che anche The Mist potrebbe... me l'abbiamo già visto, non farlo. C'è più... No, Gabriel, stai tranquillo. Vabbè, lì è zero. Vabbè, io, oddio, riguarderei, non lo so, però fare lo sforzo di riguardarlo. Che alla fine che non era neanche così ma male. Non, ma era, la reazione... No. Allora? La cosa? Prima reazione. Gabriel, allora? Cosa? Vabbè, The Day After Tomorrow non è trash. Ma Pacific Rim, ma veramente Pacific Rim è bello, Pacific non è da come credere. È posso bellissimo. 14.08 è l'horror, no? Dovrei averlo già detto. Sì, e fa cacare in una maniera incredibile. Dai, va bene. Può essere, non dura neanche gatto, tanto. Non ci è sta, brutto, gatto. Dai. Ma è orribile, è gatto. Completamente diverso dal racconto. È davvero orribile. Ma la notte del museo 3 è bella, non è trash. A me non è... piace come attore, comunque. Non so, non scusa, penso che piaccia solo a me, in tutto l'universo, ma a me non John piace. John Cusack? Mi piace, sì, mi piace. A me non è dispiaciuto quel film lì. Mi piace anche il doppiatore, che non c'entra un cazzo con lui. A me va bene. Ma The Fog è dove c'è quello di Smallville, Christian De Sica. Cosa? L'ha scritto lui, l'ha scritto. Non credo, io pensavo su Smallville ci fosse Christian De Sica. Sì, sì, era lui. No, forse quello di Tom Welling ha fatto un altro tipo The Fog. Silent Hill l'ho visto con voi? No, no, io non l'ho mai visto, in realtà. Silent Hill. Secondo, no, aspetta, quale aveva fatto Tom Welling? The Fog, no, era The Fog, era. Lui è così ti ho chiesto prima, cioè non hai chiesto di The Fog. No, ha fatto. Ah, sì, scusami, no, ha fatto quello nuovo allora. Ah, ok. Perché c'è quello del. C'è quello vecchio e quello nuovo. Lui ha fatto quello nuovo. Manca l'alba dei morti dementi. Non è. Quanto è bello, però. No, non è un trash. No, è... non possiamo commentarlo. È così. Cioè, è anche una perché parodia. Io quel film lo conosco a memoria e sì, direi le battute più che, commentarlo. Quindi non va bene. E ti assicuro, non è una cosa che piace alla gente sentirsi no, le battute in anticipo.
C'è Paul? Non da farci il no. filmone, però... Ma che palle, quello prima lo voglio riguardare. Ma non ce lo siamo visti già un paio di volte noi, Paul? Assolutamente no. Sempre merito mio, ti ricordo che te l'ho fatto scoprire quei film lì. Ma quando mai, Paul? Quello dell'alieno? Sì, sì. Ma quello dell'alieno dici? Me l'ha fatto conoscere Davide, penso. Ma manco ci conoscevamo, io. Ma manco ci conoscevamo quando è uscito Paul. Allora mi sa che l'ho fatto vedere la Roby. Sa. Io non l'ho mai visto. È bellissimo Paul. Paul è bello. È del 2011, porca vacca. No, infatti, infatti. Io l'ho visto poi quando è uscito in DVD. Tremors, faccio la maratona dei Tremors. E che non c'è su Netflix, però. La smettete di dire robe che non c'è. Senti, porca delle teste di cazzo, va bene, ve l'ho detto, porca troia. Peccato che Tremors non è su Netflix, perché altrimenti... Dicono, ma sarebbe da fare, sarebbe. Parlano, poi parlano, non è, la non è una trilogia. No, Tremors. Sono tipo 5-6 di Tremors. E mi sa che è rimasto un attore. Eh sì, quello con i baffoni. Donazione. Raffius, 1,51€. 1,51€ solo perché mettere 1,50€ pare brutto. Grazie mille. Grazie mille. L'abbiamo già Stanno visto, continuando Robin continuando a elencare nomi a caso. Ridiculous 6 c'è cioè una porca parodia. Ha appena detto no ai film comici. Ridiculous 6. Ecco che gatto si scalda ora. Gatto fa lo scaldo. Ma mi sembra di parlare con delle persone che non hanno un cervello ad una certa. Sì, sì, gatto fa lo scaldo. Non sa cos'è, ma lo fa. Mi cago addosso, mo. Cosa? Io voglio sapere soprattutto come è andata a finire con il kebab di Karim. Quello... Sono curioso. Ma sono arrivato in tempo? Ma no, ma che da fare? Per la live di Gattolo. Hai visto? Ah, per la live di Gattolo? Lui è allora qui per sì. me. Vedi? No, no, va bene. Va bene, Fra, che entri solo per la live del gatto. Va bene. No, hai no. visto? Hai no, che ho mangiato. Avevo avvisato. Non ho capito una parola. Scream. Si potrebbe, quasi. Ma ridi che è bello. Ridi che a me piaceva. Dovrei rivedermelo cosa, adesso. Era come, non me lo ricordo. Non credo ci sia su Netflix Riddick. No, è stato Chronicles di... sicuro. So sì, Pitch sì, Black. Io avevo anche l'altro. Il gioco della prima Xbox, gatto di Riddick. Madò, quello era bello, eh. Non me lo ricordo se era bello o no. Beh, sarà appunto fin di no, Mortal Kombat. I giochi di Riddick erano piaciuti. Non ci sono su. Cioè, Mortal Kombat. Ma su... sì. Mi ricordavo Mortal... che c'era. Mortal... Avevo il DVD di Riddick. Era la live del film? No. No, no, no. No. Parliamo di altri film, la live del film. Scusa. Poi andiamo in ciao live. Gabriel. No, non c'è Mortal non Kombat. C'è, mi ricordo di sì. Ah, ma siamo già in live. Ma sì, Fra. Ma è la nostra, Fra. Pronto. Ma porca troia, sono le 9, siamo ancora in live. E 58. Appunto. No, sono le 9 giusto. Ma a parte che... Che orario c'hai? A maggior ragione saremmo ancora in live. È un orario diverso. Ma il P-Man è bello. Ma allora, cosa dicono? Tra l'altro l'ho visto l'altro giorno. Perché chiediamo alla gente? Ci arrangiamo noi, facciamo dopo, dai. Cioè, hai fatto gli Ezzar? Sì, arrivo. Un secondo e sono arrivato. Non fa mai, sempre... guarda, non chiediamo più niente a nessuno, che qua sparano. Con sto trattore che va sempre a pallettone, poi sbatte. Quindi allora. Devo entrare in Siege? Sì. Sì. Donny Barco. Guarda che va contro mano. Non solo che Mortals cos'era quello degli Immortals. Death Guards, ma l'abbiamo anche già visto, mi Death sa. Death Guards ispirato quelli... al tipo a... destrapego. Immortals dovrebbe essere con i mostroni. Quello con la pelle tutta bianca in... come si dice? No. È quello epico Immortals, quello lì vestiti quello con i rumani. Esatto. Mortal la Grecia. Bene, ragazzi, amici, grazie, grazie, veramente per le donazioni, per i sub. Esatto. Grazie mille, David, grazie ancora. Grazie donazione all'ultimo. Ah, Enzo. Anche verde. Elektra più trash di quello. Mamma mia, troppo. Comunque, grazie a tutti. Non riesco. Non grazie Paolo a tutti Turchi, salutone. Grazie a tutti e passate dal gatto, adesso che ci siamo anche noi, a domani. Ciao. 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 Ciao.